cosa surreale non poterti abbracciare. Noi che siamo così fisiche tutte e due. Io chiedo scusa a Zucchero una volta per tutte per quella esibizione di Sanremo e grazie Carlo per avermi fatto fare... Ma hai cantato benissimo. Ma sì, ma... Vai Stefano. Ho fatto proprio bene a fare... Cerca di guai, donne un telefono che non suona mai. Donne, du-du-du, in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Eccoci. Ci ritroviamo a un tavolo che ci separa. Beh, l'altra volta abbiamo fatto il collegamento da casa. La volta prima sei venuta qua e ci siamo divertite. Sì, è stato bello, ma oggi anche ci divertiamo. Eri venuta qua per la fiction, no? Delle monachelle, no, delle suore. Quando sei in studio con Valeria. Faccio una più del diavolo. Sì, eravamo perché Dio ci aiuti. Ma non ti ricordi che abbiamo ballato? Sono una donna di una certa età, Mara, nel frattempo. Amore, ti faccio vedere, ti rinfresco la memoria. Amore, sì, c'ho un filmato stupendo. Cioè, che abbiamo fatto? Noi bellissime. Noi stupende. Molto provocanti, guarda un po'. Che Dio ci aiuti veramente adesso. Tutte l'ho fatto, ho cantato, ho ballato. Ma guarda, ti posso dire, io vedendo questo filmato, sembra una vita fa. Invece con lo studio pieno di pubblico, con il balletto, noi tutti vicini. Che balleva. È vero che è incredibile, ha ragione Bruno Vespa che dice: ma chi mai poteva pensare? No. È una cosa incredibile, quasi surreale, addirittura non riusciamo neanche. Anche con le persone più care, più vicine. Poi sai, noi che stiamo lavorando, grazie a Dio, perché io devo dire, dedico tutto il mio amore e il mio affetto a tutti quei lavoratori dello spettacolo, specialmente lo spettacolo dal vivo, che sono fermi e disperati. E sono centinaia di migliaia di persone, centinaia di migliaia di famiglie che vivono nello spettacolo. Quindi è veramente una tragedia anche per il nostro settore, che è un'industria, insomma, no? Ma noi che fortunatamente lavoriamo e siamo sottoposti a tamponi su tamponi, noi ne facciamo un paio a settimana, ma quando mi hanno chiesto il tampone per venire qua gli ho detto quanti ne volete, perché c'ho un pacco così da giugno. No, perché io ho un po' paura, ti devo dire. E fai la verità, bene, perché per si prende che non te ne accorgi. Ma è una forma di rispetto per noi stessi prima di tutto, ma anche un rispetto bravo. Per gli altri. E per questo sono molto felice di essere qua da te oggi a presentare soprattutto questo progetto su Rita Levi Montalcini. Sai che io l'ho conosciuta molto bene, ho cercato il filmato, non l'ho trovato, avevo delle foto, non so dove le ho messe. Ma io con la signorina, perché la chiamavano la signorina, mi ricordo che c'era una sua collaboratrice, assistente, che mi diceva la signorina. E lei con me è stata così gentile. Non mi sembrava vero, perché insomma stiamo parlando di Rita Levi Montalcini, cioè un monumento di cui essere orgogliosi veramente in un momento come questo. Io mi auguro veramente che tanti ragazzi guardino il film giovedì, perché questo è dedicato intanto a tutti. Vabbè, i medici, chiaramente, chi è in prima linea, ma anche ai ricercatori, agli scienziati, come era lei, perché ci devono tirar fuori da questo guaio e probabilmente anche da altri. Ma ai giovani, a cui lei teneva moltissimo, perché è veramente un esempio. Premio Nobel. A parte il premio Nobel, ma un esempio come persona, per la sua onestà intellettuale, per la sua morale, il senso del rispetto dell'altro. Cioè noi... specie in questa epoca in cui abbiamo appunto a che fare con un nemico invisibile, pericolosissimo, insidioso, noi abbiamo proprio il dovere di
non percepirci come degli ego ipertrofici, impazziti, che è quello che stiamo facendo da 20-30 anni, di edonismo sfrenato, no? Ed è che purtroppo abbiamo ricombinato quest'estate anche, quindi adesso attenzione al Natale. Ma ad essere responsabili, noi non siamo responsabili solo di noi stessi, ma di tutta la nostra comunità, certo, e della nostra specie, certo, per non dire anche del pianeta. Certo. Certo. Quindi questo è un bellissimo messaggio che la professoressa Montalcini ci ha regalato durante la sua vita. Vuoi che mando subito la clip? Fai quello che vuoi, sei la padrona di casa, direi che... Parli così bene che sto così, ti guardo. Così, sì, amore. Quanti anni sono che ci conosciamo? Mamma mia, guarda, ci pensavo l'altro prima giorno. Prima ho conosciuto la tua mamma. La mia mamma. Ma tu mi hai fatto piangere con la mia mamma. No, no, oggi no. Oggi no. Dai. Clip Rita Levi Montalcini, e poi mi racconti perché c'è un legame, come un filo che ti lega a questa grande donna. Tanti poi, fili. Apposta. Vediamo insieme la clip. Cos'è bella. Bene, vedo che ci siamo tutti. Come sapete, la scienza è fatta di un grande lavoro empirico e di intuizioni fulminee che ci aiutano ad organizzarlo. Alle volte la risposta è davanti ai nostri occhi, ma continua a sfuggirci. In vitro il fattore di accrescimento nervoso sull'occhio funzionava, giusto? Giusto. E allora perché su Giacomino e gli altri no? Dicevamo le concentrazioni. Ma le abbiamo cambiate. Gli elementi semplici. Dobbiamo tornare agli elementi semplici. La cornea è un tessuto non vascolarizzato. Quindi, inoculare il fattore di accrescimento in profondità come abbiamo fatto noi non ha alcun senso. Mancherebbe il veicolo per trasportarli. Siamo senza trenino. Esatto. La goccia. Dobbiamo somministrarlo localmente. Un collirio. Forza. Polirictor opera domani mattina, mettiamoci al lavoro. A parte che sei lei, come hai fatto con l'invecchiamento? Devo mandare la pubblicità adesso? Meglio, mando la pubblicità così poi abbiamo tutto il tempo. C'è domenica in sulla Rai, sulla Rai, c'è domenica. C'è domenica in, c'è domenica in. Allora, questo film, perché è un film per la TV, andrà in onda giovedì 26, data giovedì. 20, prossimo, giovedì. Quello ora. Che viene. Ora sì. Allora, vediamo un attimo, voglio mandarlo, il tuo Davide di Donatello, 2019, miglior attrice protagonista per il film di Sorrentino, dove tu interpretavi la moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Vediamo il momento della premiazione, perché sei stata molto coinvolgente e molto commovente, perché hai dedicato questo premio alle tue figlie. Siamo curiosissimi, Raul, di conoscere chi vince questa ambita statuetta. Elena, Sofia Ricci, per il film loro. Terzo David di Donatello per Elena Sofia Ricci, che ha ricevuto 4 candidature. Sono felicissimo, Raul, consegnalo ufficialmente. Io vorrei dedicare questo premio con tutto il cuore alle mie figlie Emma e Maria, che sono giovani, e io auguro loro di poter fare quello che è successo a me, di poter vivere della loro passione. Figlie mie adorate, scoprite qual è la vostra passione, vi auguro tutto il meglio. Sì, grazie di cuore, grazie a tutti. Ci hai emozionato ancora una volta. Un momento, ancora adesso ti commuovi. Ma sì, è stato un momento molto bello. Approfitto per ringraziare ancora Paolo Sorrentino per questo regalo che mi ha fatto, e la signora Lario per essere venuta al mondo, avere potuto entrare così un po' in punta di piedi nella sua vita, nella sua anima.
E però questa dedica oggi suona ancora più importante, più forte, perché ancora di più oggi io vorrei dedicare proprio quello che è un po' stato il mio percorso di vita, tutto, alle mie figlie, ma a tutti i ragazzi, a tutti i ragazzi che vivono un momento molto difficile, essere giovani, Emma appena si è laureata un anno e mezzo fa, quindi fa fatica a entrare nel mondo del lavoro perché il lavoro non c'è. Maria è un'adolescente a 16 anni, capisci che per loro che cominciano a smorzare. Ecco, loro come vivono questo momento di vivono usura, con difficoltà, ma d'altra parte c'è chi ha avuto la guerra, c'è chi ha avuto gli anni di piombo, noi abbiamo avuto una giovinezza in cui ogni tanto c'era una bomba sul treno che portava a Ostia, io andavo a scuola al liceo classico Ancomarzio a Ostia, c'era continuamente l'avviso di una bomba, erano gli anni del terrorismo. Allora è toccata la pandemia è dura per tutti, io penso sempre che, spero che passi presto, chiaramente, per tutti, ma penso anche che si debba cogliere tutto questo sempre come un'opportunità, cioè la vita ci mette di fronte a delle difficoltà, a delle privazioni, dei momenti, e devono essere per forza trasformati in opportunità per scoprire altro di noi, per scoprire che possono esserci cose belle da fare, per scavarsi dentro magari, perché non possiamo uscire fuori, ma dentro di noi c'è tanta bellezza e forse vale la pena usare un po' di quel tempo che ci viene sottratto all'evasione, che forse in questi anni avevamo corso troppo, no? Eravamo stati troppo distratti dalla vita, dai social, da tutto. Allora una frenata può essere utile per guardarci un po' dentro e per fermarsi, rivedere. Fermarsi e riflettere. Fermarsi, cioè, sì, c'è una bellissima poesia della Gualtieri che sì. 9 marzo 2020. Te la ricordi? No. Non la so tutta a memoria, se sapevo mi preparavo bene. Ma la si può trovare, è bellissima, e, che ci dice proprio questo, cioè bisogno di fermarsi e rivedere i nostri modi di essere, i nostri modi di vedere, appunto come diceva Rita Levi-Montalcini, sai che ne abbiamo avuto il privilegio grandissimo. Mandiamo il filmato di Rita Levi-Montalcini, per favore. Poi ti racconto della sua casa, sì, che è bellissimo. Adoravo mia madre, temevo mio padre. Era l'epoca vittoriana, in quell'epoca era l'uomo che dominava. Aveva deciso che non potevamo combinare la vita professionale e matrimoniale. Arrivata ai 20 anni, profondamente infelice, disse a mio padre che mi permettesse di tornare agli studi in privato. Quanto io ho raggiunto, al di là di ogni speranza, è stato dall'intuito e dall'andare controcorrente. Vedevo quello che gli altri non vedevano. La scienza ci ha reso la vita più confortevole e guariti, ma molto più importante, ci ha guarito dall'ignoranza e dalla superstizione. Che donna! È veramente... Raccontami qualcosa di lei. Intanto, quando ti è arrivato il copione, c'erano già stati dei segnali, no? Incredibilmente qualcuno, no, ti aveva parlato di questa donna, qualcuno, anche tua mamma. Anche tua mamma. La mia mamma ha dei tratti che ricordano la Montalcini. Cioè, immagina, professoressa Montalcini è stata la prima donna ad iscriversi alla facoltà di medicina. Primi del Novecento. Mia mamma è stata la prima donna scenografa del cinema italiano, quindi donne come che hanno segnato un passo verso l'emancipazione femminile, molto importante. Tu hai detto invecchiata, truccata, assomigliamo molto a mamma. In dei momenti mi sembro mia mamma, mi fa impressione. Ogni tanto mi ricorda chiaramente la professoressa Montalcini, perché ha fatto un lavoro straordinario, Gabriella Trani, la truccatrice, e la Loredana con questa parrucca, che poi sono due, vedrete, molto bello, che mi ha
mi hanno trasformato, è stato molto bello entrare nei suoi panni, però di tanto in tanto vedo delle foto, vedo delle immagini e dico mamma mia, sembro mia madre, no? Quando ho visto il film all'apertura durante Alice nella città, la festa del cinema di Roma, ero con Stefano, con mio marito, ogni tanto dice ma sembri tua madre. Anche lui. Gli dicevi della casa? Allora sì, è stato raccontami bellissimo. Ringrazio, intanto fammi ringraziare Alberto Negrin, la RAI e Eli De Melli per questo film. Grazie. Alberto poi ha fatto la storia della televisione italiana, veramente. Ha fatto dei film bellissimi. E anche Piera Levi Montalcini, che è la nipote della zia Rita, e che ci ha aperto le porte della sua casa. Noi abbiamo girato in casa della professoressa Montalcini. E proprio tutte le scene che vedrete nella casa, nella camera, nel letto, è la vera il casa. Vero letto. Il letto è un parolone, perché ora... La professoressa Montalcini, io che di conventi me ne intendo, no? Sì. Voglio dire, non ho mai visto niente di così francescano. Cioè, la professoressa Montalcini non aveva un letto, aveva una rete a una piazza con un matrasso. Finito il letto, sbattuto contro un muro, c'è un termosifone, l'armadio. Spartana. Spartana, Francesca, spartanissima. La scrivania, libri, CD di musica classica. E appiccicate con lo scotch alla libreria, ora magari ne posto qualcuna sulla mia pagina Instagram nei prossimi giorni, delle frasi importanti per lei, scritte a mano sua con un pennarello nero, appiccicate con lo scotch. Tra queste, e questa ci tengo a dirla, la celeberrima frase di Immanuel Kant, sapere aude, cioè abbi il coraggio di sapere, di conoscere. Ma accidenti, lo dobbiamo avere, perché questo farà la differenza. Non solo dobbiamo avere, noi abbiamo il dovere di conoscere, di evolvere, perché la nostra specie, gli esseri umani, è una specie imperfetta, fortunatamente, perché vuol dire che possiamo migliorare, possiamo evolvere. E quindi noi abbiamo il dovere, proprio per quello di cui si parlava prima, di studiare, di andare avanti, di evolvere, di migliorare come esseri umani, perché siamo responsabili di tutta la nostra questo specie. È proprio il messaggio che noi dobbiamo, è il grande che noi dobbiamo dare a tutti. A tutti i ragazzi. Che non è solo della professoressa, deve diventare nostro. Deve diventare di ognuno nostro, di noi, soprattutto in questo momento. Esatto. E la professoressa, un po' come è capitato modestamente a me in quella dedica che ti ringrazio aver ricordato ai Davide, era mossa dalla passione. Certo. E ai giovani diceva... Le passioni, io invito tutti i ragazzi a scoprire, a cercare dentro di sé, in questo periodo che non si può uscire, e buttatevi a... E noi scopriremo di più giovedì 26 novembre su Rai 1 alle 21:25. Vengo io da parte mia. Oh, le dovute distanze. Mara, molto cara, bene. Anch'io grazie per Elena questo Sofia Ricci, bellissimo ma grazie maggio. A te. Grazie a voi, ti aspetto giovedì alle 21:15, veramente seguite le passioni e lavorate su questo, il futuro si cambia solo con la cultura ragazzi, lo cambiate voi.